su quello che è uscito ieri sera sull'immigrazione da parte sui 40.000 che dovrebbero essere distribuiti a livello europeo, il commento è: la montagna ha partorito un microbo, neanche un topolino, un microbo, perché da quello che era venuto a dirci il Presidente del Consiglio 2 giorni fa, nelle aule parlamentari, dove ci aveva assicurato che i 40.000 sarebbero stati accolti e che non ci sarebbero stati problemi, dove ci aveva assicurato che la forza e la determinazione dell'Italia avrebbero portato un risultato, sappiamo benissimo che questo risultato è arrivato forse, forse, se tutti saranno d'accordo e se tutti rispetteranno gli Beh, non è accordi. così. Visto e considerato che avete parlato di 20.000 persone che sono state accolte, l'anno scorso in Italia ne sono arrivate 170.000 solo via mare, 170.000 persone, dato Ministero degli Interni. Di queste 170.000, 60.000 hanno fatto la richiesta di asilo politico. Di queste 60.000, solo 20.000 ne avevano diritto. La domanda che noi facciamo al governo è: di queste 20.000, prima cosa, che fine hanno fatto? Seconda cosa, Tutti gli le altri però altre già ci sono i dati del 150.000? Viminale e del Viminale sono andati via. Assolutamente no, perché tutti gli Sono altri, almeno 50.000 andati via. 50.000 sono andati via. Perfetto. Allora, 170.000, meno 20.000 e meno 50.000 che sono andati via. Le altre 100.000 persone dove sono? Dove sono? Sono in giro per l'Italia, sono in giro per l'Italia perché non si sa chi sono, dove sono, che cosa fanno e il motivo per cui sono venuti in Italia. Quindi, caro governo, siamo felici che avete fatto l'accordo con i comuni, con le regioni, con i prefetti e con chi volete per quelle 20.000 persone che giustamente abbiamo accolto perché sono migranti per motivi politici, perché arrivano da zone di guerra. Ma cosa ne facciamo delle altre 100.000 persone che stanno girando indisturbate per il nostro paese? E questo è il dato 2014. Nel 2015 la situazione è pressoché uguale, se non peggiore. Quindi la domanda che noi facciamo al governo è: vi volete muovere a prendere queste persone che sono, senza averne diritto, in giro per l'Italia e rimandarle a casa loro?